Buonasera Perinetti, grazie di aver accettato il nostro invito. Buonasera a voi, buonasera. Eccoci qua. Sì, quello che è all'ordine del giorno, oggetto della nostra discussione, è la crisi profonda del Catania. Lei è un uomo di grande esperienza, ha vissuto tantissime stagioni non solo in Serie B, ma anche nel massimo campionato. È una situazione difficile questa. Ma certamente, innanzitutto, assolutamente inaspettata, e proprio quando ci sono questo tipo di sorprese è sempre più difficile porre rimedio e trovare le soluzioni, perché Catania era accreditato in estate, secondo me giustamente, come una delle squadre favorite insieme al Bologna e al Bari. Ora a fatica il Bologna sta rispettando i pronostici, invece Catania e Bari sono in grande difficoltà, e queste cose vengono soprattutto quando, ripeto, non si è preparati a un certo tipo di campionato. Catania poi mi pare sia successo quest'anno un po' di tutto, insomma, tanti infortuni prolungati, non vincenti, e poi tante troppe squalifiche, perché non finire mai una partita in 11 certamente crea dei problemi nella gara stessa e certamente poi nelle gare successive squalifiche. Quindi un'annata particolare, il fatto che neppure un elemento esperto, un battagliero come Sannino, sia riuscito a invertire la rotta o abbia deposto le armi, insomma, fa capire che la situazione è veramente delicata. Però non bisogna arrendersi e bisogna sempre lottare. Questo insegna la B, che è un campionato straordinariamente e ogni volta imprevedibile, insomma. Buonasera direttore Alessandro Vagliasindi, Buonasera. l'abbiamo vista al massimino alcune settimane fa, ha assistito a una partita del Catania, ci risulta che insomma, lei rientra nel profilo ideale di dirigente che piace a Pulvirenti e che potrebbe rafforzare la struttura dirigenziale del Catania. Dopo quella presenza al massimino la cosa è un po' scemata, si è un po' affievolita. Potrebbe tornare d'attualità in queste ore e lei sarebbe disposto a venire a Catania e lavorare per la società rossoazzurra? Guardi, quella mia presenza a Catania fu molto casuale, io l'ho avuto modo già di spiegarlo, ero in Sicilia per vedere la partita d'Italia di Conte a Palermo, e poi ovviamente essendoci una partita molto interessante come Catania-Bari, io che seguo molto il campionato di B, che è sempre ricco di novità, perché è una palestra per gli allenatori più interessanti e anche per molti giocatori, anche se le squadre di Serie A preferiscono sempre andare all'estero, ma in Serie B si possono trovare dei buoni giocatori. Quindi ho sempre interesse a questo campionato. Ho visto Catania Bari, sono invitato da Cosentino, quindi non c'era nessuna cosa che mi avvicinasse al Catania, non c'è mai stata, non mi è stato mai chiesto. Tutte le volte che mi è stato chiesto di andare a finire al Catania c'era Taguida presidente, prima c'era Angelo Massimino. Andiamo un po' là negli anni, no? E attualmente no, quindi Catania ha i suoi dirigenti, ha la sua struttura, io non sono stato mai avvicinato per questo incarico. Poi a me piace lavorare, è chiaro che le piazze di grande prestigio attirano molto i professionisti, ma ripeto, col Catania non c'è stato mai nulla, tranne l'amicizia con gli attuali dirigenti. In merito invece alle dimissioni di Sannino, io so che lei ovviamente ha un grande rapporto, oltre che professionale, di amicizia con Beppe Sannino. Avete avuto modo di parlare, insomma, di queste dimissioni e dei motivi che le Sì, hanno io determinato? mi sono meravigliato perché, conoscendo com'è combattivo Sannino, il fatto che lo stesso anno da 2 volte dimissioni, ma in Inghilterra Watford era seconda classifica, ci sono altri motivi, è inutile fare più a spiegare. Per quelli del Catania, sinceramente, ho chiesto, ma mi ha detto che appena ci saremmo visti mi avrebbe spiegato un po' il suo punto di vista. Quindi non so esattamente cosa ha portato a questo suo lasciare. Per il resto, insomma, sinceramente dare consigli riesce difficile. Io negli ultimi 3 campionati che ho partecipato in B, con Bari, scusi, no, sì, con Bari, Siena e Palermo, le ho vinte. Il risultato è che non lavoro con nessuna squadra di B, quindi evidentemente neanche vincere è sufficiente a essere credibili o appetibili, quindi il calcio in questo momento va un po' così,
vedremo più avanti se ci sarà l'opportunità di sposare qualche progetto. Direttore, sono Angelo Patanè, buonasera. Ci Buonasera. siamo salutati, c'era anche Ciro Fegnano, che insomma è un Come è? suo validissimo collaboratore, che se mi pregio di salutare. Ma direttore, posso essere molto più diretto? La sua figura è compatibile con quella di Cosentino o no? Cioè, se io fossi il presidente del Catania Io. e la chiamassi stasera e le dicessi: Aspetta. beh Giorgio, che fai? Vieni a darci una mano d'aiuto? No, tu che dici? Guardi, io dico questo, io ripeto, non ho mai avuto un abboccamento con il Catania per motivi professionali. Ci sono amicizie sicuramente consolidate nel tempo, però questo non ha portato a una collaborazione, ma credo che Cosentino sia giusto che lavori lui per il Catania, perché ha grosse responsabilità. Il fatto che io spesso venga definito un dirigente ingombrante è un fatto, secondo me, molto sbagliato. Chi conosce la mia storia sa che io sono passato dalle squadre di A alle squadre di C con assoluta disinvoltura. Quindi mi sono sempre riproposto con umiltà e io amo questa professione, questa passione. Sono a disposizione sempre dell'azienda, capisci? Poi se uno scambia l'ingombrante con chi si assume con determinazione tante responsabilità, allora ecco, forse è un prete ingombrante che si assume tante responsabilità. Diretta, direttore, Io sto insomma, parlando adesso di me, è chiaro, di però lei, il la rapporto con domanda. Catania, il rapporto con Catania è giusto che sia questo perché ci sono dei dirigenti ed è giusto che lavorino Ma la loro. domanda gliela faccio in maniera proprio Prego. diretta. Insomma, verrebbe a Catania se glielo Ma chiedessero, guardi, con io o quando senza io vado, Cosentino? è una domanda troppo facile per rispondere perché è una società importante, una piazza importante, ci hanno lavorato dirigenti importanti, ci lavorano dirigenti importanti. Quindi non è che uno si può. Io ho lavorato in piazze molto più piccole di Catania e in piazze grandi come Catania, quindi non è che si metta in dubbio la mia disponibilità, la mia professionalità in queste situazioni. Però, ripeto, non c'è stato mai nulla, ritengo che sia giusto che non ci sia nulla perché Catania è un soggetto di struttura ed è giusto che risponda a quella struttura. Io in questa struttura credo che sinceramente non sarei utile, non sarei, quindi credo che non ci sia proprio il problema, insomma, sinceramente, lei mi ha detto una cosa diretta e risponde in maniera assolutamente diretta. Quindi, poi insomma, le cose si fanno in due e sicuramente non c'è stato mai nulla, vuol dire che non c'è possibilità per me, perlomeno per adesso, di lavorare per questa società. C'è stata comunque possibilità in passato, anche con quali dirigenti. In questo momento no, comunque Catania è una grande piazza, una piazza che ha un sistema calcio come il Bari, come altre realtà, certamente è importante che vadano bene, che cerchino di andare in A, che vadano in A e quindi auguro a Catania una ripresa importante di fare anche un miracolo sportivo, riconquistando quantomeno la quota playoff per giocarsi poi nei playoff le sue chance, perché ripeto, sono società, Catania, Bari, Bologna, di grande respiro e che servono al sistema calcio, quindi è da augurarsi per chi lavora nel calcio che questa realtà siano nelle posizioni più importanti. Direttore, noi la ringraziamo e ci auguriamo di poterla ospitare prossimamente. Grazie A ancora, voi buonasera. è sempre un Auguri. piacere e auguri per 2015 buono per tutti. Auguri a lei. Grazie. Auguri a lei. Grazie, auguri.